I capigruppo di Forza Italia, Damiano Cardiello ed Eboli 3.0, Santo Venerando Fido, evidenziano la mancanza da parte dell'amministrazione nel recepire fondi regionali. I due consiglieri di opposizione rivendicano il fatto che non sono stati ottenuti finanziamenti, in particolare per i fondi inerenti all'adeguamento sismico delle scuole. Che non è la prima volta che Eboli ne esce con le ossa rotte da queste situazioni. Abbiamo già perso fior di quattrini sia a livello comunitario che a livello regionale. Questo è l'ennesimo smacco causato dall'incapacità di gestire e amministrare la macchina amministrativa da parte della Giunta Cariello. In pratica c'è stata aperta una finestra per ottenere finanziamenti pubblici da parte del MIUR. E il comune di Eboli ha presentato progetti per 32 milioni di euro per l'adeguamento sismico delle nostre scuole, delle scuole in città. Ad oggi è uscita la graduatoria ed Eboli è risultata ammissibile ma non finanziabile per nessuno di questi progetti, cioè non riusciamo a beneficiare di un euro di fondi comunitari, ripeto, ministeriali e o regionali. La cosa grave è che Cariello ha cambiato partito proprio in nome della filiera istituzionale, dicendo io vado da De Luca anche per ottenere maggiori risorse per la comunità. Ad oggi, a parte qualche spicciolo per le festicciole di Natale e festicciole di piazza, Eboli è gravemente in crisi da questo punto di vista. Allora chiediamo al sindaco, qualora avesse a cuore le sorti della sicurezza sia degli alunni che del personale che lavora all'interno delle nostre scuole, di avviare prima dell'inizio dell'anno scolastico delle verifiche attente per quanto concerne la sismicità dei nostri istituti, poiché la cosa semplice è questa: se tu li candidi ad ottenere un adeguamento sismico e non lo ottieni, fai in tutti i modi che almeno con le risorse comunali, anziché spenderle in cose inutili, e sappiamo tutti qual è il riferimento tra feste, staff, eccetera, possa tu salvaguardare l'incolumità e la sicurezza di chi quelle scuole le vive giorno dopo giorno.